Bene, abbiamo qui Alfredo Lissoni, scrittore, giornalista, ricercatore. Ciao Alfredo. Ciao, grazie dell'invito. Ciao, ciao. Allora, prima di tutto, chi è Alfredo Lissoni? Ah, non lo so, non lo conosco. Scherzi a parte. Beh, guarda, oramai, siccome gli anni vanno avanti, sono 40 anni che mi occupo di ufologia. Ho iniziato prima come bibliotecario archivista. Questo ha una sua funzione perché mi ha aiutato a trovare tanti documenti che non erano accessibili in maniera tradizionale. Certo, adesso c'è internet, è tutto molto più semplice, ma all'epoca no, si andava ancora con i vecchi libri, le vecchie fotocopie, persino i ciclostili, figurate un po'. Insegnante anche di religione, era qualcosa, mi ha spalancato qualche biblioteca vaticana, solitamente chiusa ai più curiosi. E poi con questa passione degli UFO cominciata in realtà in sordina nel 78, quando una mattina a Casteggio, in provincia di Pavia, sono uscito dalla chiesa e ho visto un oggetto a forma di fuso che sfrecciava in cielo e che rifletteva la luce, tant'era luminoso, erano le 11 della mattina, quindi eravamo tutti fuori, ci sono state un 500 persone perché era la piazza del paese, quindi la gente nei bar, la gente all'edicola, la gente che usciva dalla chiesa. È passata questa cosa lentissima. Anche se devo dire che per la verità ero un ragazzino, quindi più di tanto non me ne è importato. Anni dopo, invece, ho ricordato questa cosa quando mia madre ha avuto la cattiva idea di regalarmi un libro di Piero Angela, Nel cosmo alla ricerca della vita, dove lui smontava tutto sugli UFO, al che io ho cominciato a dire: ma sarà veramente così? E allora ho cominciato a parlare con persone, con piloti, eccetera, e tanti che non uscivano allo scoperto, invece in privato ti dicevano di aver visto delle cose strane nel cielo. Quindi era un po' troppo facile ridere di tutte queste cose. E quindi ti sei appassionato di ufologia e hai incominciato anche a scrivere tanti libri, perché io so che ne hai scritti tanti. Quanti ne hai scritti, lo sai? Ormai saranno una quarantina. Ho perso il conto. Diciamo che, a differenza di altri, non mi piace molto fare dei libri generici. Preferisco approfondire le varie tematiche, per cui prima ho cominciato con i testi ebraici, poi con i documenti vaticani, poi con il mondo islamico, poi con quello indiano, e via via fino ad arrivare al mondo bizantino. Insomma, li ho passati un po' tutti in rassegna, ma perché? Per capire se tutto il pianeta vedeva le stesse cose nello stesso modo. Allora vuol dire che queste cose sono reali, non sono fantasie come ogni tanto ci viene a dire qualcuno in televisione, e soprattutto è un fenomeno che è da quel lì, che è da secoli, che interagisce con noi e noi non lo capiamo, e anzi la nostra risposta di volta in volta può essere paurosa, superstiziosa, di ironia, eccetera, eccetera. Cioè, adesso che il Pentagono fa finta di aprire gli archivi perché non sta aprendo un bel niente, la storia è un pochino diversa rispetto a come ce la raccontano. La genialata di questi scettici è stata: non chiamiamoli più UFO, ma UAP, fenomeni non identificati. E cosa cambia? Nel tuo libro, che è questo qua, nel tuo ultimo libro, che è questo qui, UFO su Bisanzio, cronache e contatti alieni nel mondo ortodosso, ci sono tantissimi casi riportati di UFO, oggetti volanti, visti comunque nel passato, e in questo libro, diciamo, tu approfondisci, come zona proprio quello che era un tempo l'impero bizantino. Guarda, questa cosa è nata tanti anni fa, nell'89, quando uno sciocco bibliotecario molto giovane inizia a lavorare e si sente dire: guarda, lì c'è una sezione di libri che non vanno dati al pubblico, non perché fossero chissà che cosa, semplicemente erano copie di libri antichi, quindi erano molto costosi, quindi per evitare che magari qualche bambino con la penna ci scrivesse sopra, non si potevano toccare. E mi trovo una ristampa anastatica dell'Historia Langobardorum, dell'Historia dei Longobardi, di Paolo Diacono, che era un uomo di chiesa, che a un certo punto racconta una cosa stranissima del ritrovamento di sette sepolcri in Germania, all'interno dei quali c'erano sette corpi incorrotti di esseri che lui definisce angeli, ma erano in carne e ossa, vestiti con lunghe tuniche bianche, e lui si chiedeva se fossero degli antichi eroi della vecchia Roma o altro. Il bello è che nel momento in cui questi sepolcri sono stati scoperchiati, non si sono corrotti i corpi, come verrebbe da pensare, ma chi aveva osato toccarli era rimasto incenerito. Per carità, una leggenda. Poi vai a fondo delle cose e scopri che questi racconti ci sono un po' dappertutto. Vai ancora più a fondo della storia e scopri che questa parte di Occidente, vedeva le cose strane nel cielo. Ma era un occidente terrorizzato, spiace dirlo all'insegnante di religione, ma era terrorizzato dalla Chiesa cattolica, quindi tutto ciò che si vedeva dalla Chiesa cristiana, diciamo.
anche se in realtà era Papa di Roma, tutto ciò che si vedeva in cielo il più delle volte poteva essere qualcosa di diabolico, e di gente sui roghi della Santa Inquisizione, e beh, ce ne sono finite tante. Addirittura nel 300 d.C. c'era un presbitero che aveva avuto un'idea pazzesca di andare a raccontare che c'erano altre umanità sul Sole, sulla Luna e sugli altri pianeti, e il Papa se ne lamentava con il vescovo locale che si chiamava Virgilio, dicendo che questa cosa metteva in crisi l'unità delle Sacre Scritture, cioè l'uomo non era più l'unica creatura prediletta da Dio, cioè potevano esserci altri, e quindi non sappiamo che fine abbia fatto questo presbitero, ma penso che abbia fatto una brutta fine. Fino all'età dei lumi, fino al 1700, in questa parte d'Europa la Santa Inquisizione ha lavorato tanto, ha distrutto documenti, li ha bruciati, e brutta fine hanno fatto le persone, tant'è che tante non parlavano più. Se uno va a prendersi i verbali della Santa Inquisizione ci sono tantissimi racconti di persone che dicevano di essere aspirate in cielo in un fascio di luce, portate fuori da casa passando attraverso i muri, si trovavano in un luogo dove c'era una creatura strana che loro ovviamente identificavano nel diavolo, danzavano in tondo e come resti di questo sabba, visto che veniva chiamato così, c'erano degli strani cerchi nel grano che erano creati da un tipo particolare di negromanti chiamati tempestari, che lo facevano per dispetto, per distruggere le messe dei contadini, si pensava. Venivano trovati animali mutilati, evidentemente mangiati dalle streghe, completamente dissanguati, dopodiché queste persone venivano riportate nelle loro case dopo aver viaggiato in aria. Poi la pubblicistica, chiamiamola così, dell'epoca ci ha disegnato le streghe sulla scopa, ma che è una scemata, perché i primi disegni invece riportavano persone rapite in cielo da strane luci. E queste persone si trovavano sul corpo strane cicatrici. Tutte queste persone sono finite sul rogo. Questo è quello che succedeva a casa nostra. Nell'impero bizantino è successo tutt'altro. L'impero bizantino nasce con la morte dell'imperatore Teodosio, finisce la Roma antica, la Roma dei Cesari, perché i capi barbari hanno preso il potere, i figli di Teodosio, Onore e Arcadio, si spartiscono l'impero, che era enorme, perché occupava tutta l'Europa, una parte dell'Asia, una parte del Nord Africa e una fetta di Medio Oriente, se lo dividono in due zone, e quello, quindi l'impero romano d'Oriente e l'impero romano d'Occidente. In questo libro ho voluto parlare dell'impero romano d'Oriente, che dura la bellezza di 1000 anni, perché siamo dal 395 al 1453, quindi sono 1000 anni di storia. La differenza dei bizantini rispetto agli altri, a noi altri, diciamo, è che loro credevano di aver ereditato non soltanto la grande Roma, infatti si definivano Nova Roma, la Nuova Roma, ma credevano, essendo molto religiosi, di essere il regno di Dio sulla terra. Questo è interessante perché non ha dato la stura, almeno all'inizio, al fanatismo più sfrenato, ai roghi o a queste cose, ma il fatto che si vedessero luci nel cielo, creature che scendevano dal cielo, per loro era semplicemente il segno che gli angeli venivano a casa loro, nella terra, nella dépendance, insomma, del paradiso. E quindi non si spaventavano, ne parlavano, li catalogavano, che addirittura la cosa che lascia perplessi, cioè, da noi questo non succedeva, a Roma o in Lombardia, eccetera, eccetera. E quindi i documenti ci sono tantissimi, non sono tutti di facile lettura perché i bizantini scrivevano in greco o, andando nei territori più estremi, in slavo antico. Quindi è stato necessario poi avere la consulenza di professori che mi fornissero delle traduzioni molto accurate. E infatti sono voluti 30 anni per fare questo libro, perché è stato nel cassetto, però la documentazione c'era tutta. Se noi prendiamo questi documenti fatti dagli storici dell'epoca, ma ne troviamo di tutti i colori, non so, nel 432 dei mostri volanti che avevano sorvolato Bisanzio, nel 523 nella Toscana, che all'epoca era sotto il dominio bizantino, non solo erano tornati i mostri volanti, ma era caduta qualcosa di strano dal cielo, che definirono lana e cenere. Oggi noi ufologi sappiamo che c'è la bambagia silicea. Ecco, a tal proposito, io infatti nelle prime pagine del tuo libro, io ho messo anche dei post-it, come puoi vedere, ho studiato. Tu parli praticamente di fenomeni fortiani, perché c'è una lunga parte qui che proprio si riferisce ai cosiddetti fenomeni fortiani, quindi piogge strane dal cielo, è molto interessante.
Come stavi dicendo tu stesso, no? La Bambagia silicea praticamente cadeva dal cielo ed è un fenomeno collegato spesso a UFO. Sì, guarda, allora ti do un'esclusiva. Vedi che serve essere bibliotecari. Questa è la ristampa anastatica di un libro del 1561. Sono le storie prodigiose tratte dai testi dei greci, inteso bizantini, e latini. Cosa sono queste storie prodigiose? Sono queste. Comparsa di strane luci nel cielo, comparsa di strani oggetti a forma di fuso nel cielo, apparizioni di strane creature. Questa è stata vista nella Ravenna bizantina e qua è segnalato nel 1512. Pioggia di fuoco dal cielo, Milano 1520. E questo è interessante perché la pioggia di fuoco, quindi non è che poi tutti questi signori che venivano sopra il regno bizantino fossero così pacifici e angelici, alcuni erano particolarmente ostili, perché in queste storie si legge che nel 526 Antiochia, che era una città dell'impero, fu distrutta da uno strano fuoco che cadde dal cielo, ma non erano meteoriti, non sono state trovate tracce di impatto meteorico, però sono successe queste cose. Addirittura questo, sempre dal libro delle storie prodigiose, questo è in francese antico, quindi sì, Clemente, ma in pratica dice, traducendolo, al tempo che i Longobardi videro arrivare Alboino in Italia, in quel periodo ci fu una caduta di pioggia di sangue, lo stesso fenomeno, la stessa pioggia tomba cadde su Friburgo nell'anno 1555 ed era talmente pesante che i vestiti e gli alberi che furono colpiti da questa pioggia si colorarono di rosso. Allora, forse sangue non era, era una testimonianza antica, insomma, Sì. che a Charles Fort sarebbe piaciuto moltissimo. E poi quest'altro, questa cometa che fu vista nel cielo, anche qui, questo è un altro documento sempre di questo volume, 1527, questa cometa orribile, spaventosa, che in pratica mise in fuga gli invasori che stavano arrivando a minacciare l'impero bizantino. Te ne faccio vedere un altro. Questa è la storia di Costantinopoli, ristampata nel 1685, sono diversi volumi. Questo è l'ottavo tomo, è la storia dell'impero di Costantinopoli, che era la capitale dell'impero bizantino, dal regno di Giustino il Vecchio. E a un certo punto si dice che mentre l'invasore Tamerlano stava arrivando con i suoi barbari nel regno bizantino, apparve una strana cometa che mise in fuga le armate. Quindi, questo è strano. Tamerlano era partito dalla Persia in primavera, rovinò le piccole città del Bosforo, attraversò l'Armenia, la Cappadocia, eccetera, eccetera, raggiunse il popolo dei Galati e quando a un certo punto arriva questa strana cometa e le sue armate si danno alla fuga. Ecco, questo è interessante perché, ripeto, l'impero bizantino nel corso dei secoli, in quei 1000 anni, ha acquisito tanti territori, quindi non era soltanto l'area turca, Costantinopoli, eccetera, ma c'era parte del Libano, della Siria, della Spagna, l'Italia centrale e arrivava persino alla Bulgaria. C'è una parte del libro che mi ha particolarmente incuriosito. A pagina 41 tu parli di un'antica battaglia. Come è potuto succedere? Eravate così tanti e forti, c'è questo comandante, no, che parla, ma non avete potuto resistere e presto siete fuggiti. Ed essi risposero dicendo: come potevamo combattere contro di voi quando altri sono venuti sopra di voi con armi lucenti e terribili e vi hanno aiutato? È molto Sì. interessante perché si fa proprio riferimento a esseri superiori, mi ricorda tanto l'Antico Testamento, mi ricorda tanto tutti quegli episodi che tra l'altro tu citi perché parli anche di Ezechiele, parli anche di Enoch. Anche Enoch è molto interessante, a pagina 95 c'è il collegamento con l'ufologia è tutt'altro che forzato. A bordo di una strana macchina volante guidata dai veglianti, Enoch visita molti mondi e tutto questo è scritto nella Bibbia. Guarda,
All'epoca del libro di Enoch, di cui esistono tre versioni, perché c'è una versione greca, c'è una versione in aramaico e la versione in bulgaro antico, quindi la versione slava, ed erano tutte e tre tradotte malissimo. Erano difficili da trovarsi negli anni 90. È stato necessario per me andare poi alla biblioteca di storia della Statale di Milano e lì c'era un intero settore con i libri, chiamiamoli apocrifi e gnostici, quindi non riconosciuti dalla Chiesa, e lì c'erano dei primi accenni a questa storia. In realtà, anche in tempi recenti, il libro di Enoch è stato tradotto male. Enoch è un personaggio che viene citato nella Genesi. Si dice, Enoch camminava con Dio, poi non fu più visto perché Dio lo prese. Punto fine. Buonanotte, se lo prese, che ne ha fatto? Cioè, in realtà, gli ebrei, che la sapevano lunga, che non volevano scontrarsi con la Chiesa, avevano un libro che si chiamava Il libro dei segreti di Enoch, ma il vero nome era Sefer HaKetalot, dove non era Enoch biblico che parlava, ma era un rabbino tannaita vissuto fra il primo e il secondo secolo, Ishmael ben Elisha, quindi figlio, Ismaele figlio di Eliseo. Era un rabbino tannaita. Chi erano i rabbini tannaiti? Erano quelli che portavano avanti la tradizione orale, quindi non avrebbe dovuto scrivere. Lui, eretico, invece, ha scritto questa esperienza che lui visse in Etiopia, sulle sponde del fiume Kebar, quando vide atterrare una macchina volante strana, e ce la descrive come la macchina raccontata nella Bibbia, nella visione di Ezechiele, una macchina che aveva il fulmine di sopra e il fuoco di sotto, una macchina trasparente come il cristallo, con una serie di ruote che si incrociavano le une dentro le altre, ruote omnidirezionali, diremmo oggi. All'interno delle quali degli esseri che si qualificarono come i veglianti lo prelevarono e lo portarono in cielo. E qui cominciamo a trovare una serie di cose storte che nella Bibbia nostra non troviamo. Allora, uno, questi esseri non dicono di essere angeli, messaggeri, si definiscono i veglianti. Questo è interessante perché i moderni rapiti dagli UFO dicono siamo stati rapiti da esseri che si sono definiti Watchers, veglianti. Lo scopo era di dividere l'universo conosciuto in tanti settori. Ogni angelo vegliante era a capo di uno di questi settori, sembra quasi la storia di Star Trek con i quadranti. E viaggiavano come le astronavi di Star Trek. In Star Trek c'è il condotto di transcurvatura. Loro dicevano di usare invece la rakia. A questo punto uno chiede ai rabbini: ma cos'è la rakia? Allora, l'ebraico è una lingua particolare perché non ha le vocali. E si legge da destra a sinistra. Le regole grammaticali delle vocali sono andate perse, però se uno prende la Bibbia ebraica, la Torah si parla di Keria, che significa firmamento, ma nella Bereshit Rabba, cioè nella Genesi dei rabbini, i rabbini, quelli più dotti, quelli che poi si erano nel Medioevo si erano formati mescolando le tradizioni della filosofiche greche, alessandrine, con la tradizione ebraica, dicono: guardate che avete sbagliato, perché avete messo le vocali sbagliate, avete letto a rovescio la parola, che non è cheria, ma è rachia, che vuol dire strappo. Strappo nel cielo. Attraverso questo strappo nel cielo, questi angeli passavano e nel libro di Enoch c'è scritto chiaramente che una di queste tipologie aveva visitato tutti i pianeti abitati di quella fascia di universo. Questi angeli avevano una caratteristica particolare, c'è scritto nel libro, nella versione slava, che quindi i bizantini hanno tradotto dal greco, poi in slavo. Avevano i volti trasparenti come il cristallo, o meglio, anche questa è una definizione forse un pochino imprecisa, avevano i volti che risplendevano quando erano colpiti dalla luce del sole. Ora, vogliamo fare un salto di fantasia, però a me vengono in mente i caschi degli astronauti. Nelle raffigurazioni bizantine, lo squarcio nel cielo viene raffigurato con una sorta di oblò quadrato da cui spuntano delle teste, da cui escono questi esseri e vengono associati a un racconto della Bibbia, al sogno di Giacobbe, in cui Giacobbe si addormenta con la testa su una pietra e vede gli angeli che salgono e scendono da una scala e entrano in questo squarcio. E Giacobbe dice: beh, ma quello squarcio è portacieli, la porta del cielo, dice nella versione latina. Oggi noi lo chiamiamo Stargate con la fantascienza. Loro lo chiamavano Rakia, lo squarcio. Ecco, questo è il mezzo con cui questi signori volavano, qui ovviamente è stato messo Gesù, ed è interessante perché ha forma di missile e ci sono gli effetti fisici, perché i discepoli si buttano a terra, si coprono le orecchie spaventati, i vestiti si gonfiano.
E non succede solo queste raffigurazioni che tu hai mostrato, ma addirittura c'è nel monastero di Visocchi dei Ciani un dipinto che tutti conoscono, però è sempre stato presentato decontestualizzato, c'è la Crocifissione e si vedono il sole e la luna che sfrecciano nel cielo e all'interno però ci sono, in ognuno c'è un omino che sembra muovere le mani come se azionasse qualcosa, quindi forse non erano il sole e la luna. E quel che è peggio è che si vedono gli angeli terrorizzati che si coprono le orecchie. Allora, quelli che erano all'interno di questi astri luminosi non erano proprio angeli, perché anche in questo caso c'è lo stesso effetto fisico. Effetto fisico che descrive anche Enoch, o meglio il rabbino Ishmael. La macchina atterra al suolo, produce un gran fragore, solleva la polvere, lui viene portato in cielo. Questi esseri gli fanno vedere gli altri pianeti abitati, gli dicono delle varie razze. Lui vede degli angeli che sono stranissimi, che lui chiama gli Ophanim e le Aiot, cioè le ruote, perché sono degli angeli con sei ali, noi non li raffiguriamo così, sei ali rosse, tutte attorno a un corpo che è composto da una testa, in realtà. Questa è la sua descrizione, non potrebbe essere diversamente. Mi Quindi ricorda una cosa che... la raffigurazione di Ezechiele, mi ricorda tanto. Ezechiele che nella Bibbia vede queste ruote. Sì. Usavano parole che comunque, cioè non potevano usare la parola UFO, disco volante, ovviamente, e quindi magari cercavano di descrivere quello che vedevano come meglio potevano, giusto? Certamente, certamente, ma ti dirò di più, siccome a un certo punto gli angeli gli raccontano delle cose strane, lui le riporta con le sue parole e dice: "E io vidi che gli angeli pesavano le stelle in base alla luce e al colore, e in base a questo ne determinavano la distanza." Beh, complimenti, perché è una raffigurazione rozza ma precisissima dell'effetto Doppler. I nostri astronomi fanno la stessa cosa. Dalla luce emessa di una stella sanno quant'è lontana. Ecco, a lui hanno detto la stessa cosa. Poi gli hanno detto un'altra cosa che francamente non gli serviva a nulla, ma gli hanno detto: "Se tu sul tuo calcagno fai un giro su te stesso, descrivi un angolo giro di 360 gradi." In altre parole, gli stavano dando delle cognizioni scientifiche che ovviamente... A lui non interessavano, ma noi interessano perché vuol dire che qualcuno che era in possesso di una tecnologia superiore aveva contattato i poveri, ignoranti abitanti della Terra, aveva cercato di spiegare delle cose e ovviamente i poveri abitanti della Terra avevano capito ben poco. Gli avevano spiegato che erano in lotta con un'altra tipologia che era guidata da Semeiaza. Questo è curioso perché... Insomma, c'è qualcuno che dice di aver incontrato un'aliena di nome Semiase nell'ultimo periodo. Infatti. E l'aspetto interessante è che poi uno può credere o meno a questo signore che si chiama Billy Meyer, che racconta di aver avuto i contatti con gli abitanti delle Pleiadi, quando gli hanno fatto notare che le Pleiadi sono un sistema stellare troppo giovane, quindi troppo caldo per ospitare vita. Lui ha cambiato nome ai suoi visitatori, ha detto: "No, ho capito male, erano Pleiariani e non Pleiadiani." A noi questo non interessa. Però mi fa specie incrociare questi racconti con il fatto che i sumeri nei loro cilindri illustravano i semidei che volavano in cielo diretti verso le Pleiadi. Gli indiani Sioux Lakota hanno una montagna sacra, dove peraltro il Vaticano ha ben pensato di andarci a costruire un osservatorio astronomico intitolato Lucifero, potevano anche cambiare il nome per la verità, quindi fregandosene della sacralità degli indiani, che era rivolto verso le Pleiadi. I Maya, i loro caracolli, i loro tempi astronomici li indirizzavano verso le Pleiadi, ma persino nella nostra Bibbia, senza andare troppo lontano, c'è una frase del profeta Amos che dice: "Cercate Dio, è nelle Pleiadi." Ora, sarà un caso, nelle Pleiadi non ci sarà vita, non c'è vita, per carità, però chissà perché tutti i miti, le leggende, le religioni del passato facevano venire da lì una delle tante tipologie. È interessante. Non è... Ma addirittura questi angeli veglianti gli dicono di stare attento a Cas, che è colui che è preposto alle trafitture dell'utero. Qualcuno dice: "Ma sarà l'aborto procurato?" Potrei dire: "O magari la clonazione." Perché questo è curioso, perché per esempio nel suo girovagare il rabbino, chiamiamolo Enoch, a un certo punto vede i Grigori, dice: "Ma questi sono degli angeli stranissimi perché sono perfettamente umani, ma sono più giganti dei giganti, cioè erano molto grandi ed erano tutti uguali." Questo è curioso perché quando tanti anni fa c'è stata la storia della pecora Dolly nata con la clonazione, è saltato fuori che i cloni non sono tutti uguali,
ma sono più grossi. Che è strana questa cosa. Questo signore ce lo raccontava già all'epoca, ci raccontava questa cosa. Dopodiché passa a descrivere un po' tutte le tipologie e lì veramente c'è da sbizzarrirsi. Perché poi descrive la macchina usata da Dio per viaggiare nell'universo. Ecco, i bizantini non hanno preso in giro questo racconto, l'hanno fatto proprio. Poi c'è stato un periodo in cui però ovviamente la Chiesa di Bisanzio è diventata più chiusa, ha cominciato a mettere all'indice questi racconti. Il Vaticano l'ha messo all'indice subito. Lo Certo. considerava un libro dannato e le copie che c'erano le ha fatte bruciare tutte. Quindi, allora, i bizantini da quel punto di vista sono stati più acuti. E queste presenze sono state costanti tutta la storia di Bisanzio. Erano buoni, erano cattivi? Allora, in tante occasioni, guarda, hanno preso le parti durante le battaglie, ce ne sono state tante, sono state le crociate, eccetera, hanno preso le parti dei bizantini. Quando, per esempio, il capitano di Ventura, Goffredo di Buglione, si è schierato contro Boemondo, che era un re normanno che aveva invaso i territori bizantini, quindi siamo nel 1096. A un certo punto, per ben 40 giorni, una strana cometa ha sorvolato il campo di battaglia, mettendo in fuga i normanni. E uno può dire: beh, ma magari una cometa come la cometa Elbop, che è rimasta visibile. È strano perché loro la chiamavano il giavellotto del cielo, è stata definita così, quindi si muoveva, faceva delle cose strane. Non solo, in piena prima crociata, ecco, la prima crociata termina con la battaglia di Ascalon, che è nel regno di Israele, nell'attuale stato di Israele. E anche lì degli angeli sono scesi dal cielo e hanno messo in fuga le truppe islamiche. Poi è successo ancora nel 1480, all'assedio di Rodi. Quindi i bizantini da una parte chiusi nella loro fortificazione, Maometto II con le sue truppe che attaccava. Ci sono dei quadri, delle raffigurazioni, in cui si vedono due esseri celesti con delle spade che compaiono in cielo, questo sulla sinistra. A destra una croce di luce e una sfera di luce, che non è il sole, che proietta un fascio verso terra. Nel 1402 la cometa che dicevamo prima ha messo in fuga Tamerlano, nel 1453 durante la caduta di Bisanzio, che era assediata dai turchi, anche lì c'è un quadro che è custodito in Romania, un affresco, in cui si vede una strana struttura metallica, un emiciclo da cui cadono delle cose che sembrano delle palle di cannone o dei piccoli dischi, non lo so, comunque delle sfere bianche e nere, in pieno teatro di battaglia, quindi è successa anche questa cosa. E c'è da dire che anche i musulmani che all'epoca attentavano al regno bizantino hanno avuto i loro problemi, perché nella storia dell'Egitto fatimide c'è la vicenda di un sultano egiziano che a un certo punto si stava recando con le sue truppe sulla montagna in Egitto e viene rapito da un fascio di luce. La cosa bella è che, bella, insomma, la cosa stupefacente è che il rapimento del califfo Al-Antaki avviene, siamo nel 989 d.C., sotto gli occhi delle sue guardie che sono rimaste lì così e che si sono limitate a dire: è stato portato in cielo, non è più tornato. E questo è quello che ci raccontano anche durante un rapimento UFO, eh. Poi, quindi, queste presenze ci sono state, poi magari ci si potrebbe domandare del perché, cosa facessero nell'impero bizantino, questo è un altro enigma. E poi ad un certo punto parli anche di rettiloidi, rettiliani. Questa cosa mi ha stupito. C'entrano anche i rettiliani con Bisanzio? Allora, c'entrano per un fatto molto semplice. C'è uno storico bizantino che si chiamava Psello, che a un certo punto comincia a raccogliere tutte le testimonianze di quelli che venivano definiti i draghi, Draco. Allora, il drago nasce in realtà nella nostra cultura, in questa parte d'Occidente, da un fraintendimento della parola serpente, che è Draco in latino, che però, siccome nell'Apocalisse c'è la visione di Giovanni che dice: io vidi il serpente antico, il dragone, che è il diavolo e Satana, allora il drago, ecco, è diventato drago ed è stato identificato nel diavolo. In realtà, in tutte queste aree del territorio bizantino venivano riferite le presenze di questi draghi, che a volte potevano essere come ce li immaginiamo noi a quattro zampe: non sputavano fuoco, non facevano cose strane, non volavano. Altre volte erano su due gambe e avevano una peculiarità: paralizzavano chi si avvicinava loro.
La tradizione è diventata talmente diffusa che poi si è riflessa anche in Italia, per esempio abbiamo l'isola di Orta San Giulio dove si dice che ci fosse un drago e tuttora viene conservata una vertebra, si dice che in Lombardia ci fosse il mostro del lago Gerundo, un lago che poi è stato asciugato e anche lì c'era un drago che poi è il biscione che ha dato il simbolo a Milano, no? Il simbolo del biscione che mangia il bambino. In Sardegna c'è la storia dello scultone, si racconta che c'era uno strano drago che viveva nelle grotte della Sardegna e che è stato scacciato da San Pietro, non si capisce cosa ci facesse San Pietro in Sardegna, vabbè, quello poi è l'incrostazione religiosa, ma quel drago era una sorta di basilisco, cioè pietrificava le persone con un solo sguardo. Questo è curioso perché se togliamo tutta l'incrostazione mitologica, in tanti casi ufologici ci sono persone che si sono avvicinate ai piloti degli UFO e sono state paralizzate immediatamente. Ma è successo senza andare chissà dove ad Abbiategguazzone, in provincia di Varese, negli anni 50, quando un signore che era in bicicletta ha visto un fuoco nella boscaglia, ha pensato un incendio, si è avvicinato, ha visto che invece c'era un oggetto, un disco volante con due omini che gli giravano attorno. Ha pensato, ma sarà qualche prototipo segreto che stanno testando nella vicina base di Vergiate, e si è avvicinato, poverino, dicendo: avete bisogno d'aiuto? Quelli si sono girati e con una sfera l'hanno colpito, è partito un raggio azzurrognolo che l'ha colpito, l'ha paralizzato, l'ha fatto volare a diversi metri da terra. Lui ha sbattuto la testa. Quando si è svegliato, ha visto che il disco stava partendo, decollando e schizzando via in cielo. Allucinazione? Guarda, io e i miei colleghi abbiamo rintracciato il figlio di questo signore, perché lui poi non ne ha mai voluto parlare. E lui aveva detto che questi esseri facevano un verso strano che sembrava un gurgur. Da allora tutti quelli del paese lo sfotevano e dicevano: oh, guarda, passa la famiglia dei gurgur. E quindi lui ovviamente non ha voluto sapere più niente, anche il figlio si stava incavolando quando i miei colleghi sono andati a scocciarlo. Però ti posso dire che a seguito di quel fascio di luce che l'aveva paralizzato, lui si è trovato delle bruciature blu sul braccio, come se fosse una fortissima scarica elettrica, come se fosse stato un fulmine, e soprattutto a terra aveva trovato dei pezzi di metallo antifrizione che resisteva quindi allo sfregamento, come se potesse volare nello spazio, quindi, e in parte lui questi frammenti li ha tenuti. Li abbiamo cercati disperatamente, li volevamo, sapevamo che a Varese alcuni frammenti erano stati analizzati, non ci si era capito niente, però vabbè, non ce li hanno voluti dare. Però se prendiamo queste cose, andiamo a fare così un giro nella casistica internazionale, le troviamo dappertutto, eh? Questa cosa della paralisi momentanea, anche i rapiti dagli UFO ce lo dicono. Mi sono trovato una presenza in camera da letto, non riuscivo più a muovermi. Allora, può darsi che nel corso dei millenni queste cose si siano ripetute più volte e poi la fantasia popolare, non avendo altri sistemi, ci ha creato sopra la storiellina? Io penso di sì. Perché se noi prendiamo per esempio le tantissime icone bizantine, ci sono queste macchine che sfrecciano nel cielo, però dentro ci mettono Gesù, perché chi poteva sfrecciare nel cielo? Gesù e i suoi angeli, ovviamente, non c'era l'idea degli alieni, nonostante tutto. Là ce l'aveva Roma, ma l'ha subito soppressa questa idea. Quindi questo è quello che è successo. Sì, diciamo che dietro ogni leggenda c'è sempre un fondo di verità. Da quello che ho capito, il rogo, le streghe, l'Inquisizione hanno distrutto praticamente una buona fetta di cultura ufologica, mentre appunto il mondo bizantino l'ha conservato e tu sei riuscito in qualche modo a carpire queste informazioni e a riportarle in questo prezioso libro, direi a questo punto, perché è molto interessante, perché appunto riporta informazioni che tu hai ricercato con tanta fatica nel corso degli anni. Quindi è molto Sì, interessante. guarda, troppo buono, però effettivamente è così, nel senso che per aspettare le prime catalogazioni degli alieni è stato necessario avere gli studi di Jacques Vallée, ufologo e matematico franco-americano negli anni 60 e soprattutto 70, il catalogo di Jader Pereira del 1973 che catalogava tutte le tipologie aliene. I bizantini l'avevano fatto 1000 anni prima, con Ecco. di Enoch, con il discorso di questi rettiliani. Ed erano talmente terrorizzati, perché, ripeto, okay, tanti erano angeli, ma tanti si comportavano in maniera strana, da aver creato la figura dei santi sauroctoni, il più celebre San Giorgio, che andavano in giro per l'impero armati di tanta fede e di spade per combattere questi esseri. Direi di fermarci qua per non svelare anche oltre. Lasciamo al Sì. lettore, ai tuoi futuri lettori, il piacere anche della scoperta in questo libro.
Quindi non ci rimane altro che ringraziarti per questa bella chiacchierata. Un'ultima domandina veloce veloce, stai scrivendo qualcosina? Gli UFO nell'Unione Europea, cioè che cosa hanno fatto i vari governanti dei paesi della UE quando si sono imbattuti nel fenomeno UFO e, vabbè, ve lo anticipo subito, l'hanno insabbiato in tutti i modi, perché poi si scopre che buona parte di questi facevano parte di confraternite, non voglio dire massoniche perché è fuorviante, ma comunque confraternite di potere, Bilderberg e compagnia bella, che non hanno amato e non amano, ma la politica purtroppo è così, indipendentemente dai colori, poi ragionano tutto allo stesso modo, non vogliono che la gente sappia perché preferiscono, ma non soltanto avere loro la conoscenza, ma cercare di sfruttare questa conoscenza con quella che noi chiamiamo retroingegneria aliena. Però vabbè, qua si va molto oltre, però insomma sì, sto lavorando a questo, fra poco uscirà anche questo libro. Bene, bene, allora siamo ansiosi di leggere anche quest'altro libro che pubblicherai. Bene, ti ringraziamo Alfredo e allora alla prossima. Molto volentieri, grazie a te della bella chiacchierata. Ciao, ciao.